Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a una nuova lezione. Oggi andiamo a definire, a eseguire un esercizio sulla composizione percentuale. Il problema ci dice di calcolare la composizione percentuale degli elementi e dell'acqua presenti nel cloruro di nichel esaidrato. Cosa vuol dire esaidrato? Vuol dire che questo sale è legato in maniera completa con 6 moli di acqua. Quindi l'acqua, queste 6 moli di acqua, fanno parte quindi della molecola stessa. Quindi cosa ci dice la formula? Quindi NaCl2 per 6 di H2O ci dice quindi che la molecola è costituita da una mole di nichel, 2 moli di cloro e 6 moli di acqua. Quindi per andare a definire la composizione percentuale dobbiamo conoscere anzitutto il peso molecolare della molecola, che è 237,69, i pesi atomici del cloro, del nichel e il peso molecolare, in questo caso dell'acqua. Non ci chiede l'esercizio di determinare gli idrogeni o gli ossigeni, ci dice semplicemente di calcolare la composizione percentuale dell'acqua nella molecola. Quindi in questo caso in maniera molto rapida, quindi ci calcoliamo la percentuale del nichel. Percentuale di nichel sarà pari a una mole per il suo peso è 58,69 grammi mole fratto il peso molecolare che del sale che è 237,69, sempre grammi su mole, la percentuale è 24,69%. Bene, adesso ci calcoliamo la composizione percentuale del cloro. In questo caso abbiamo a che fare con 2 moli di cloro e quindi scriveremo 2 per il cloro è 35,45 grammi mole fratto 237,69 grammi mole. Il valore che ne scaturisce, io l'ho già calcolato, è 29 0,83%. Ora dobbiamo calcolarci la composizione percentuale dell'acqua, non dell'idrogeno e dell'ossigeno. In questo caso, come andiamo a procedere? Quindi H2O. Quante moli di acqua? Abbiamo 6 moli di acqua, quindi sarà 6 moli per il peso molecolare dell'acqua che è 18 grammi su mole fratto 237,69 grammi mole, il valore che ne scaturisce è 45,48%. La somma di queste percentuali deve darci 100, o come dicevamo nella precedente lezione, valori molto molto vicini a 100. Bene, abbiamo visto quindi una tipologia di esercizio in cui ci viene chiesto di calcolare quindi l'acqua di idratazione di un sale. Vediamo di svolgere adesso un esercizio leggermente più articolato. Ricordo che gli esercizi che vi propongo sono tutti esercizi a carattere universitario. L'esercizio ci chiede che, sapendo la formula della esacianoferrato di potassio, quindi K4Fe, con lo ione cianuro preso 6 volte, calcolare la composizione percentuale di ogni singolo elemento, calcolare quanti grammi di ferro sono contenuti in 30 grammi del composto, in quale quantità di esacianoferrato potassico sono contenuti 10 grammi di potassio. Quindi la prima cosa che dobbiamo andare a fare è innanzitutto a calcolarci il peso molecolare del composto e andare a definire i vari pesi atomici degli elementi che compongono la molecola. Quindi procediamo con il calcolo percentuale. Iniziamo
dalla determinazione del potassio. Quindi la percentuale di potassio sarà pari a, abbiamo 4 moli di potassio, quindi 4 moli per il peso del potassio è 39,01 grammi mol fratto il peso molecolare 368,33, sempre grammi su mole. Il dato che ne scaturisce è 42,45%. Bene, adesso andiamo a determinarci la composizione percentuale del ferro. In questo caso abbiamo una sola mole di ferro. Quindi percentuale del ferro sarà uguale a una mole per il peso molecolare del ferro è 55,84 grammi per mole alla meno 1 fratto 368,33 grammi mole, sempre alla meno 1, il valore che ne scaturisce è 15,17%. Quindi andiamo adesso a determinarci la composizione percentuale del carbonio. In questo caso abbiamo lo ione cianuro, quindi lo ione cianuro è Cn preso 6 volte, quindi significa che avremo 6 moli di carbonio e 6 moli di azoto, per cui andiamo a determinare. Quindi percentuale di carbonio è uguale a 6 moli per 12,01 grammi mol alla meno 1 fratto sempre 368,33 grammi mol alla meno 1, il valore che ne scaturisce è 19,57% di carbonio. Ora ci calcoliamo la percentuale dell'azoto, anche qui abbiamo 6 moli di azoto per 14 grammi mol alla meno 1 fratto 368,33 grammi mol alla meno 1, il valore che ne scaturisce 22,81. Quindi, come dicevamo, la somma deve dare un valore 100 o un valore estremamente prossimo a 100. Cosa ci chiede? Ci chiede il secondo punto, quanti grammi di ferro sono contenuti in 30 grammi di composto. Quindi estremamente semplice il calcolo. Sappiamo che il ferro ha 15,17%, quindi come calcoleremo? Quindi la massa del ferro è uguale a 30, quindi, grammi di composto per il 15, 17%, 15,17%, il risultato che ne esce sono 4,55 grammi di ferro. L'ultimo punto ci dice invece in quale quantità di esaciano ferrato potassico sono contenuti 10 grammi di composto. Quindi, siccome noi sappiamo che abbiamo che 0, quindi 0,42 45 grammi sono contenuti in un grammo, quindi 0,45 42 sono contenuti in un grammo del composto. Quindi qui in questo caso che scriviamo, quindi 10 grammi di potassio stanno a x grammi del composto, quindi una semplice proporzione. Quindi x sarà uguale a 10 grammi
di potassio per un grammo del composto, chiaramente, fratto 0,4542. E quindi andando a risolvere uscirà fuori 23,56 grammi del composto. Quindi in 23,56 grammi di esagiano ferrato troveremo 10 grammi di potassio. Bene, questo è un altro esercizio. Spero che la lezione vi sia piaciuta. Iscrivetevi al mio canale e schiacciate un like.